48. Chiacchiere delle menti. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Soggetto. Voi uomini ritenete che la vita abbia la funzione di servire ai vostri scopi e di soddisfarvi, e che quindi rappresenti un'occasione da sfruttare. Siccome siete convinti che vivere significa essere i protagonisti del tempo della vita, agite tentando di assoggettare il tempo a voi, altrimenti vi sembra di vivere in modo passivo. Molti poi credono che tutto ciò che capita a loro faccia parte di un piano che, comunque, è rispettoso delle loro scelte. E di conseguenza pensano che il loro compito sia comprendere quanto quelle scelte siano viziate dal loro modo di ragionare, di osservarsi e di rapportarsi agli altri e al divino. Altri ancora credono che, pur affidandosi alla vita, sia necessario diventare sempre più attenti per comprendere quali siano le occasioni utili alla loro trasformazione interiore, e perciò ritengono necessario essere scaltri nel selezionare e discriminare tra le varie occasioni che incontrano. A tal proposito, si dicono che per raggiungere quel miglioramento sia indispensabile avere chiari i propri limiti e poi superarli o, possibilmente, eliminarli per trasformarsi, per perfezionarsi e per aderire sempre di più a quel piano divino creato appositamente per loro. Chiacchiere delle menti. Nella via della conoscenza vi viene mostrato tutto il protagonismo presente in questi convincimenti, che servono per esaltare se stessi come coloro che contano e che si differenziano dagli altri anche agli occhi del divino. In ciò che accade c'è già tutto, non un piano divino apposta per voi ed uno per l'altro accanto a voi, ma tutto è completo in sé. Attenti agli inganni della vostra mente, che nel concetto di piano introduce il vostro protagonismo, cioè quel che voi stessi avete il compito di compiere, di assecondare e di completare per raggiungere uno spazio, seppur piccolo, accanto al divino. Continua. Voce della quiete, punto, vaiano, chiocciola, gmail.com.